ad uno come Berilli in una sala da bowling nel corso degli anni sono stati abbattuti da automobilisti indisciplinati che con le loro autovetture sono stati protagonisti di fuoristrada più o meno gravi. Stiamo parlando dei pali dell'illuminazione installati lungo la circonvallazione di Viale Luigi Gigli a Canicattì. Dalla sua apertura al traffico ad oggi sono state decine gli incidenti autonomi che si sono verificati lungo la trafficata Bretella e che hanno lasciato, come ricordo, pali di velte e ringhiere abbattute. In particolare sono attualmente 4 lampioni mancanti, poiché danneggiati a seguito di sinistri che ancora oggi l'amministrazione comunale non ha provveduto a sostituire. Una situazione questa che non soltanto aumenta nelle ore serali e notturne la pericolosità dell'arteria, ma che non garantisce neppure un bello spettacolo in termini di decoro urbano, con quei buchi lungo il marciapiede lasciati scoperti o con quel che resta dei pali di illuminazione un tempo intero che fuoriescono pericolosamente dalla loro base di sostegno. Oltre a questo, come detto, anche la ringhiera in ferro, più volte danneggiata a seguito di incidenti stradali, in alcuni tratti di strada si presenta ancora oggi cadente e pericolante in attesa di una sua sostituzione, che avverrà non si sa quando, così come non si sa quando e se è nella intenzione dell'amministrazione comunale procedere con la sostituzione dei pali dell'illuminazione attualmente danneggiati. Ma considerato da quanto tempo la circonvallazione di Via Giglia versa in queste condizioni, c'è da attendersi che l'attesa sarà purtroppo ancora lunga.